Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Senz'altro la notizia del giorno è quella che vi sto per dire, ma la sapevate già: l'Inter dopo 8 vittorie consecutive crolla a Genova contro la Sampdoria. Ed è un po' quello che vi dicevo, sostanzialmente è un po' quello che vi dicevo, perché la prima volta che l'Inter gioca per produrre gioco, che è inconsistente perché è inconsistente, ma tiene il pallone e cerca di creare qualcosa, ecco che perde. Ve lamentavate tutti dicendo voglio vedere l'Inter bella, l'Inter bella, l'Inter bella, non era meglio quando vincevate e basta? No, oggi l'Inter perde a Genova 2-1 sotto il segno degli ex. Prima di cominciare invito a lasciare tantissimi piace qui sotto e soprattutto ad iscrivervi a questo canale attivando la campanella, perché regà, dei video oltre che FIFA della Serie A, di altri campionati usciranno qua su Sequel Calcio 2.0, quindi mi raccomando attivate la campanella e soprattutto iscrivetevi al canale. Dopo uscirà mesa anche il post partita del Napoli qua, quindi ecco, porca troia, era aperta l'acqua, vabbè. Niente, detto questo, l'Inter vince, no, l'Inter non vince, l'Inter perde 2-1 a Genova contro la Samp. Ed è una partita clamorosa. Io l'ho detto, nel primo tempo facevo più fatica a seguirla perché stavo guardando la Roma, la guardavo e non la guardavo, me la so fatta anche raccontare, dopo mi sono recuperato gli highlights. Nel secondo tempo l'ho vista tutta. E nel primo tempo devo dire che la Samp prima rischia, perché Sanchez tira il rigore che non va battuto mai. Ma quante volte, io voglio capire una cosa, no? Allora, lo sto dicendo io che sono uno youtuber, cioè io sono uno youtuber e lo sto dicendo io. Possibile che Sanchez nel 2020 ancora non sa che un rigore non si batte a mezza altezza laterale? Perché se l'angolo, se il portiere azzecca l'angolo comunque te lo para? Possibile che ancora non lo sa un portiere nel 2000, un attaccante nel 2020? Io non riesco a capirlo. Cioè, la prima cosa che ti insegnano a scuola calcio, non è la prima, perché sono 2000 le cose che ti insegnano a scuola calcio, ok? Ti insegnano la conduzione palla, ti insegnano le uscite in fase difensiva, ti insegnano un sacco di cose. Una delle cose basilari, insieme a quella di non far passaggio orizzontale perché sennò prendi gol sempre, è battere un calcio di rigore. E quando tu vai a battere un calcio di rigore ti dicono battilo come te pare, ma come te pare, ma battilo come te pare, basta che non lo tiri a mezza altezza laterale. Anche a mezza altezza centrale va bene, perché se il portiere si butta si attacca al cazzo, perché non lo prende, perché i piedi non ce li ha a mezza altezza centrale, ok? Quindi si butta e la palla entra. Però mai, mai quando scegli un angolo a mezza altezza, perché te lo para. E invece Sanchez che fa? Lo tira a mezza altezza, inguardabile parato. Che poi, siamo sinceri, anche il calcio di rigore di Candreva è stato battuto a mezza altezza. Ci ha avuto bucio di culo, perché poi Andanovic l'ha spiazzato, cioè è stato spiazzato, si è buttato dall'altra parte e quindi il pallone è entrato. Perché anche lì, se no, guardate che era quella la fine, se Andanovic azzeccava l'angolo era un altro rigore parato. Fatto sta che questo è, non dico il karma, come posso dire, è il destino, nel senso è assurdo. Due calciatori fatti fuori dall'Inter, come Keita e come Candreva, purgano l'Inter. Perché a fine primo tempo la Samp vinceva 2-0, Candreva e Keita. Ecco, su Candreva io, se non sbaglio, non ho esultato. Se dovessi avere esultato io non avrei esultato, perché Candreva è vero che l'anno scorso nella seconda parte è stato fatto leggermente fuori, però va detto anche che se Candreva oggi gioca titolare alla Samp, grande merito è dell'Inter e di Antonio Conte, che l'anno scorso lo ha rivalutato rendendolo un giocatore appetibile e reinserendolo nel mondo del calcio, perché altrimenti se non fosse stato per Conte adesso, ragazzi, Candreva probabilmente si sarebbe ritirato quest'anno, perché non giocava manco per sbaglio. E quindi secondo me grande rispetto e grande merito Candreva lo deve ad Antonio Conte e all'Inter. Per quanto riguarda Keita, il fatto che abbia esultato lo trovo anche abbastanza normale. Keita è stato fatto fuori dall'Inter prima possibile, e i tifosi dell'Inter non gli hanno dato mai grandi speranze, ma non perché dovessero, in realtà non è che se le sia meritate così tante, cioè non se le è mai meritate, ma non c'è stato un rapporto un rapporto stretto. Cioè vi faccio un esempio, se io adesso do che so, fammi pensare a un giocatore che sta da tanto alla Roma o comunque da abbastanza tempo, magari lo stesso Dzeko lo do all'Inter e mi segna contro, se esulti sei stronzo. Se gli do Carles Perez, oh, ci mancherebbe che non esulta. Che stretto rapporto c'ha con la Roma, è arrivato mezzo anno fa, e quindi sinceramente non mi stupirei. Prova a riaprirla l'Inter. Ah no, voglio dire una cosa sul gol di Keita. Ma santo cielo, allora la chiusura difensiva è veramente vergognosa, ma veramente vergognosa, con... come minchia si chiama? Ora non mi viene. Ora che devo ricordarmelo non mi viene. Il vichingo, cazzo. Quello là che sembra un vichingo fortissimo. Quello che io amo. Quello della Samp. Il centrocampista. Vabbè, si è dribblato tutti, ma in un modo veramente vergognoso. Cioè tu non puoi prendere un gol col giocatore che mette il pallone a destra e lui passa a sinistra, e poi ha servito questa palla a Keita che ha segnato. Ma quella è un'altra storia. L'Inter prova a riaprirla. Sì, prima lo fa con De Vrij di testa, poi c'ha tantissime occasioni. Audero, insomma, dà certezza e dà sicurezza alla retroguardia della Samp. Alla fine l'Inter crolla, l'Inter perde.
e io non me l'aspettavo da Conte. È vero che la Samp non va mai sottovalutata, lo dicevo, l'Inter non deve sottovalutare la Samp, perché pure settimana scorsa quando noi abbiamo vinto 1-0 la Samp, è mai la Samp, è mai sempre qualcuno. Fatto sta che la Samp ha battuto quest'anno, ha battuto l'Inter, ha battuto la Lazio, ha battuto l'Atalanta, è mai la Samp. Le partite le devi giocare, e stasera il Milan sapete come gioca? Con le palle all'aria, perché l'Inter ha perso, e questo è fondamentale. Negli altri match la Lazio vince 2-1 contro la Fiorentina, vince 2-1, prova a riaprirla alla fine Vlahovic su penalty, ormai è troppo tardi. In realtà la Lazio si porta in vantaggio non brillando, tra l'altro con gol di Caicedo, e poi raddoppia Immobile, diciamo quasi chiudendola. Ecco, questa vittoria della Lazio è una vittoria secondo me importantissima, perché i biancocelesti avevano bisogno di vincere per uscire un po' dall'acqua alla gola che avevano. Clamorosa, nemmeno troppo in realtà, la gara dell'Atalanta. Perché non clamorosa? Perché l'Atalanta, ragazzi, è molto più forte del Parma, un Parma imbarazzante, ma clamoroso è il fatto che l'Atalanta ci abbia un potenziale offensivo talmente tanto vasto che riesca a far giocare Muriel, poi nel secondo tempo a mettere Zapata, e Duvan riesca a fare un gol e un assist. È vero che il pallone dato a Gosens è un pallone che viene deviato, mi pare, da Hernani o da Brugman, forse proprio da Hernani, e quindi non so nemmeno se l'assist poi in realtà fantacalcisticamente parlando conti, però è un pallone che gli arriva e Gosens lo trasforma in gol. Ma è un'Atalanta che stramerita la vittoria contro il Parma, è un'Atalanta che vince e che convince, ed è un'Atalanta che è tornata a correre dopo la vittoria di 3 giorni fa larghissima contro il Sassuolo. Questa vittoria contro il Parma è forse ancora più importante, perché contro il Sassuolo di fronte c'avevi un avversario tosto che dovevi battere e che non era per niente scontato battere, mentre sta settimana avevi un avversario comunque molto più scarso, ma in ogni caso dovevi dare continuità a qualcosa che avevi messo in piedi 3 giorni fa. E se oggi non l'avessi fatto, avresti fatto non uno, non due, ma 10 passi indietro. E invece oggi l'Atalanta ha confermato quanto di buono fatto, e che è tornato ad alti livelli, e che nonostante l'esclusione del Papu Gomez adesso corrono. 2-2 tra Bologna e Udinese, alla fine l'Udinese proprio all'ultimo respiro ce la fa a riprendere il Bologna con gol di Arslan. Tra l'altro non mi aspettavo un Bologna che arrivasse a tanto così dalla vittoria, ecco, mi aspettavo molto più Udinese rispetto che Bologna. L'Udinese quest'anno corre molto di più, la vedo molto più in forma, molto più in palla rispetto che il Bologna, la vedo anche molto più squadra, sebbene poi probabilmente investirà qualcosa sul calciomercato, essendo che poi ha perso Pussetto, ieri ho letto che si è fatto il crociato e quindi praticamente è stagione finita. Torino-Verona finisce 1-1, importantissimo il punto preso dal Torino con gol di Bremer, ma ragazzi miei, Di Marco, recuperatevi. Zaccagni fa un lancio non so alla chi, decidetelo voi, fa un lancio non lo so alla Totti, e arriva il pallone a Di Marco che fa un gol alla Van Basten, ma non sto scherzando, non sto esagerando, cioè ha fatto un gol, ecco, esattamente, giusto per parlare di Totti, ha fatto il gol quasi come quello di Totti contro la Samp, bellissimo, al volo, decollo, bellissimo. Vince il Sassuolo 2-1 contro il Genoa, anche il Sassuolo vince all'ultimo fiato, all'83esimo, con gol di Raspadori, la apre i conti con il gol di Boga. Pareggia Smudorov, il solito Smudorov, ma il gol di Raspadori in area di rigore impatta e 2-1 regala 3 punti ad una squadra che dopo settimana scorsa, dopo la brutta sconfitta, doveva dimostrare di non essere lì per caso, ed effettivamente non lo è. Vittoria importante, meno importante, anzi pessimo, il risultato del Genoa. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto il video, tantissimi piace, boccia la lalla, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.